Sinceramente non ci riflettevo prima di cominciare la live. Buongiorno. Ci riflettevo prima di cominciare la live. Non so perché ho visto troppo poco e non riesco a dare una spiegazione logica. Però questo Destroy All Humans 2 mi ha preso meno del primo. Non so il motivo. Forse perché ha un tipo di battute per adesso meno da grandi, nel senso che il primo scherzava tanto sugli stereotipi americani, ok? E comunque sulle teorie di complottismo, i marziani, ovviamente l'alieno che va in campagna, che appare nei campi di grano, i Men in Black, che non sono i Men in Black, ma sono i Men in Very Dark Brown. Qui per adesso ho visto, vabbè, a parte le battute sugli hippie, ok, che però sono più distanti dalla nostra cultura, ok? Costanti battute sul cazzo, cioè fa ridere, però è un po' più greve rispetto al primo, che invece era un po' più per grandi, davvero. Cioè, erano battute che effettivamente alcune, se non eri adulto, non le capivi, tipo quando rapisci la Miss e c'è Crypto che fa così reattiva, così sensibile. È un po' più fine di dire io ce l'ho più grosso. Cioè, io ce l'ho più grosso, lo dice il bambino di 8 anni, ok? Quando già inizi a parlare di sensibilità della donna, reattività, capite che è un po' più, no? Buongiorno, buongiorno. E poi facevano le battute sui comunisti. Quindi non lo so. Poi qui c'è anche il fatto, ora io non so se quanto evolverà questa cosa, perché siamo comunque all'inizio, che per adesso c'è stata solo una mappa, è più GTA questo, mentre il primo era proprio a livelli. Qui per adesso è una mappa unica. Ci sono di tipo missioni secondarie, le missioni strambe che sono le secondarie, quella del culto segnata come d'occhi alieni. Sì, le ho viste quelle del culto, ma non sono riuscita ad avviarla. C'erano due occhi che fluttuavano, ma non potevo fare un cazzo. Probabilmente si possono sbloccare dopo, perché ho fatto una o due missioni secondarie mentre ero off-screen, però appunto non lo so, non mi ha preso, quindi vi dico la verità, non so se lo continuo, perché non mi sta prendendo tanto. Anche la storia per adesso, cioè mentre il primo comunque fin da subito allora, entra a gamba tesa e c'è il discorso del DNA, che ti serve il DNA per gli alieni, qui so botte. Sono botte contro i, cioè sono i russi cattivi, che finalmente sono i comunisti cattivi, gli hippie, cioè non lo so, il primo mi sembrava più pepato. Ok, ci sono altre aree. No, SpongeBob, ragazzi, ci ho provato, è male puro, non ce la posso fare. Allora, l'ho vista la missione culto, ma io non so come si fa la missione culto. Ragazzi, non l'ho capito, quindi o sono scema io. Sì, vabbè, fottiti. Ah, forse devo parlare con qualche scusetto? Oh, che palle che siete! Non sono sotto il fuoco nemico, non è vero? Dai, fammi. Dai, fottiti. Dai, vai a fanculo un po'. Guardalo come schifo. Posso? No. Perché mi hanno visto. Catch you later. Dai, dai, dai. Grazie. Soddisfa il desiderio di Ark Voodle. Dov'è Ark Voodle? Dov'è Ark Voodle? Perché me lo stai dicendo adesso? Io non vedo nessun Ark Voodle qua. Vabbè. Quello non è Ark Voodle. Allora, torniamo lì. Sì, il clacson, esatto. Che se...
Dite che poi migliora. Ok. Chiediamo un po'. Well, so our Furon god is buried in effigy all over Earth. Who'd have thunk? Ah, yes, Arcfoodle of the Sacred Crunch, prodigious in size, legend in potency and stamina. Vedete, è una costante battuta sul cazzo, cioè fa ridere i primi 5 minuti. What prophecy? No, it foretells the coming of a savior who will reassert the sexual dominance of the Furon race. 'Tis written in the holy book of Fudenda. And lo, a son of Va bene, era il giorno in cui entrano. Wait a minute. It sounds incredible, I know. L'eletto. Crypto. Notate la tizia che osserva comunque. The one. Did take a red pill this morning. Ah, che battuta su. Resuscita Voodoo. Okay, just for the sake of argument, let's say you're right. How the hell am I supposed to bring about the second coming of Arcvoodle? The scriptures say Arcvoodle. Ma abbastanza fedeli che hanno di nuovo in lui. Like Tinkerbell. It's something like that. But Crypto, this is ideal. Humanity is desperate to reconnect the physical and spiritual. All that's needed is for you to spread the good pickup line of Arcvoodle. They're bound to follow you. You want me to start a cult? Basically. Basically. Religion is the opiate of the masses. I like it. But how do I do it? Well... Humans tend to Va bene, sono pieni di pecore mansueta, va bene, il culto è il sacro passo vento. È l'Arcvoodle, ok. Time to get religious. Hallelujah. Before you do, it would be wise. D'accordo. You mean one of those statues with a pigeon crap on it? Precisely. Cerca la benedizione Arcvoodle, il tuo culto prospererà. So. Va bene, quindi torno dentro di te. Parla con Arcvoodle. E parliamo con Arcvoodle. Ma mica sono gli alieni che criticano i comunisti, erano gli americani. From the highest state of chaotic fecundity, when the ring turns orange and the population's nerves are frayed, then shall the ground be fit to sow, and the masses shall follow. Thus spake Arcvoodle, bound, chica, bound, down. Quindi devo aumentare il livello di allerta d'arancione, immaginavo. Ok, quindi dobbiamo fare bordello. Bordello, 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 bordello. Bordello. Attention all units. Bordello. Giallo ok, arancione è meglio. Bordello. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. Dai, dai. Arriva il sole di cazzo, esatto. E salutiamo la monetizzazione di YouTube, ovviamente. Devo usare il disco volante, non ci sale più di così? Sto facendo un casino incredibile.
Dai, sto facendo bordello. Guardate quanta gente sto uccidendo, dai. No? Devo usare il disco volante per forza? Boom boom boom, bordello, esatto. Basta, e basta. Mi sa che serve il disco volante, eh. Ah, posso chiamare i rinforzi, dite. Ah. È morto? Non volevo uccidere. Ah no, è vivo, è vivo. Entro dentro di te! Mi hai dato uno schiaffo! Lo so che mi hanno visto. Corri, cretino! Corri, cretino! Ti hanno visto tutti! Police dispatch, go ahead! Yeah, I need backup on the double. I'm sending someone now, sir. Attention, aliens! From the ashes of terror and destruction, Ark Voodoo is reborn to spread the good pickup line of erotic sex. The good pickup line, vabbè. Son of Ark Voodoo, take the sacred crotch to the masses. No, 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 no. Dentro il tuo corpo. No, 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 no. No, 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 no. Devo chiamare e dire di andare via. No, no. Scherzavo, scherzavo. Scherzavo. Non mi hanno scherzato. Non mi hanno visto. Police headquarters, Officer Johnson. Salve a tutti. Hey, why the long face? What? Scusate, ho dato il mio... Police dispatch, is this an emergency? We got him. 10-4, all units stand down. A posto. Che bello, pensate che funzionasse veramente così. Che tu chiami e quelli subito capiscono. Allora, vediamo un attimo sto plot che dite che poi migliora, perché per adesso mi sembra veramente greve, ripeto, carino, però dopo un po' rompe i coglioni. Vabbè, ma quanto ci vuole, devo arrivare a fanculo all'altro lato. Vabbè, ok. A me fa piacere che Mad Basic è così ottimista da pensare che io abbia il tempo di giocarmi off screen le quest secondarie di Destroy All Humans 2. Ma nessuno si fa una domanda, comunque. Poi sono tutti hippie. È uscito questo corpo ed entra nell'altro. A posto. Non succede niente. Che cosa è successo? Cos'è successo? Eh sì, la positività è la chiave, esatto. No, una cosa molto bella, ma una cosa molto figa è il fatto che effettivamente l'allarme cala in automatico dopo un po'. Questa cosa è molto bella perché ti permette di non dover riavviare il livello, perché era una rottura di scatole quella. Però per adesso è tipo l'unica cosa migliore che ho trovato, sinceramente. Sicuramente ce ne saranno altre, eh? Però cioè, spero che appunto di plot... We've got those KGB agents now, Crypto! Finally, my gun was... Adoro che c'è il tizio in mezzo, questa cosa è bella. Guarda che serve. And I didn't think it was possible for anyone to wear worse suits than Majestic. Sono vestiti uguali. Parla di film. Actually, Pox, I was kind of planning to go see this new Russ Meyer movie. Violent Vixens Vroom Vroom. Looks like a blockbuster. This is no time for film going. Our grip
on this planet is at serious risk. Have you seen a Meyerflick pop? Va bene, ok. Cos'è, come mai l'originale e non la remastered? Allora, anzitutto stiamo parlando del... Allora, questa è la remastered. Questa è la remastered PS4 del gioco, del secondo gioco di Destroy All Humans 2. Quindi questa è la remastered. Se stai parlando del remake, ancora non è uscito. Mi hanno confermato che mi daranno il codice in anticipo prima dell'uscita, ma ancora non è uscito comunque. Ok. So what you got on those sneaky monkey? Le sneaky monkey, che però ora telescopi le sneaky monkey comunque. Guardate quanto è interessato il tipo. They're working from an abandoned prison island in the middle of the bay. No, che gioco PS1. Ragazzi, questo gioco non è PS1, non, PS1 non ce l'ha questa grafica. È PS2 questo qua. PS1, magari. Prenditi gioco dell'isola prigione. KGB are holed up in Australia? No. No. Molte isole prigione. It's one area in which they are highly evolved. Ok. The locals refer to this one simply as The Rock. Ok, then. Time to put the KGB between the rock and my hard place. Spaziamo via il KGB. I'll blast that island back. Vai, botte. That agent Orenchov told Bongwater they were going to destroy. Sì. You'd best scout the island. Dovrei lì per scoprire cosa hanno in mente. Va bene. All right. Andiamo. Ok, quindi questa forse è l'altra area. Mi sposta? No? È impazzito. Guardalo, guardalo, guardalo. Non ce la fa. Ziano, grazie. Guardalo, guardalo, non può passare. Posso stare tutto il giorno a guardare questa scena. No, 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 no. Volevo entrare dentro il tipo. No, no, no. No, no, no. No. Sì, 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 ok. Little green man. Little green man. No, cazzo, stavo premendo triangolo per entrare dentro il tipo. Che palle. It's the Chinese. They're invading. The Chinese. Allora, The Rock. Il molo. Penso di dover andare al molo per logica. Visto che non possiamo nuotare. Sì, 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 è... Sì, Alcatraz c'era anche nel titolo della missione. Australia. L'isola prigione. L'Australia? No, no, un'altra isola prigione. Vabbè. Eh sì, però io qua non posso passare, quindi devo fare la sneaky così. No, vabbè, che ridere. I can see him, silly asshole. Shouldn't have eaten that last pierogi. Mi hanno visto, lo so che mi hanno visto. Faccio il giro lungo. Posto. Si dimenticheranno presto di noi. Ok. Posto. Col disco? Io pensavo che doveva andarci. Col disco che fa? Come atterro? Cioè. Per me, per logica, mi viene a pensare che ci vado da militare, no? Attraverso allegramente, tipo. No? No. Vabbè. Ok. Quindi, zona di atterraggio, vabbè, andiamo alla zona di atterraggio e chiamiamo il disco, allora. Di qua? Sì. Ciao, Clacido! Buongiorno a tutti. Io continuo a controllare perché non si sa mai che faccio la cagata e sbaglio strada, perché tutta la corsetta non è proprio il massimo. A nord c'era un idolo per la zona. It's too late, ragazzi, mi dispiace. Più che altro, appunto, lì c'è l'idolo. Dice a nord, sì, ma io lì come cacchio ci arrivo, scusate. Dite sopra, io non ci posso arrivare lì. Ero già arrivata alla fine del, no, del molo. Forse ci posso arrivare con col disco per sbloccarlo, ma io lì non ci posso arrivare ora. Hey, look, it's John Glenn. Ciao
John Glenn, vabbè. Ok. Allora, posso comprare qualcosa? Sì. Allora, concatena lampi contro bersagli addizionali. Questo potrebbe essere utile, ma l'ho già sbloccato? No, non l'ho sbloccato. Non è illuminato, ok. Quindi c'è questo. Questo l'ho già preso. Lo Spintatron 2000, vabbè, che ridere. Il dislocatore non mi convince come arma. Non, mi è sembrata sempre strana. Diminuisce il tempo di raffreddamento del raggio della morte. Spara due. Questo è utile. Però non posso prenderlo, quindi mi attacco. Va bene. Devi andarci a piedi con il jetpack. Devo attraversare quella zona? Devo attraversare quella zona con i soldati? Ma non posso. Che palle, ma veramente? Non ci posso andare col disco e basta. Atterrando come Cristi. No, che palle. Vabbè. Ma non ha senso. Cioè, perché mi fai fare le missioni stealth? Mi rompi i coglioni con le missioni stealth e poi per una volta che posso fare la stealth? No, devo andarci a muso duro. Va bene, andiamo. Sì, sì, Little Green. No, vabbè, che visione. Che cose belle che succedono in questo gioco. Va bene. Sì, basta correre. Lo so che basta correre e atterrare sull'isola, però io continuo a dire che se mentalmente mi hai fatto sempre fare le cose nella maniera più pulita possibile, già dal primo gioco, comunque cerchi sempre di evitare il bordello quando puoi, perché è solo bordello, a maggior ragione nel primo dove l'allarme non si abbassava. Cioè, per logica, a me, io qua prendo un soldato e attraverso, cioè non me la faccio in allegria. Vabbè, lo faccio comunque, cioè mi prendo il corpo. Mi faccio. Dai! Cioè faccio il giro e poi me la faccio, mi esco dal corpo e volo via, però vabbè. Ok. Successo niente, a posto. Quindi comunque era giusto prima, come prima. Ti rompono il culo! E guarda come muoio, guarda come muoio. Non sono morta! Posso dire che mi pare una stronzata fare questa cosa comunque. My patience is at an end, Gospodin. Gospodin! I'm shaking in my booties. You guys make Americans look clever. Silence! The workers' revolution is inevitable. Right. You don't Ciao, really Cammy. Know much about capitalism, do you, Ivan? I know corrupt corporations fatten themselves off the toil of the American worker, even as they pull the strings of the American government. Exactly. You can't beat that kind of muscle. Quello lì dietro? Nuclear time bombs hidden all over Bay City? Chi è stato? Chi è questa qua? Wow. I've had wet dreams if weren't this good. Comrade, destroy these documents before he finds out where the bombs are hidden.
for Sovietsky Soyuz. Okay. Damn it, we need Bay City. Hey, si era distratto completamente. Kill the Soviet agent and get that dossier, Crypto. We need to know where those nukes are. Pick up the human file so that we may learn the location of the nuclear bombs. Oh, I see you, alien. Okay, bene. It is written in the Book of Divine Fabrications that the great god of the sacred crotch was not made and cannot be unmade. Arkvoodle is, always was, and always will be. Okay. And for once, they got it right. Fire at my idol with your disintegrator ray. I'll show you. Che devo fare? Ce l'ho già fuori. Che devo fare? E qui il mio raggio disintegratore. Sto disintegrando le cose. Ti devo sparare? Told you. Nonetheless, I shall unlock the landing zone. Thanks for playing. Vabbè, quanto sei stupido. Quanto sei stupido. Bad bug, grazie per aver donato l'iscrizione. Ok, chiamiamo il disco volante. Guarda lì che non riescono a girare dietro la... Guardalo, guardalo, impazzito. Impazzito che non riesce a raggiungermi. Sì, sì, adesso ce la prendiamo con il KGB un po'. Hai un po' rotto le palle tu, eh? Ok. Ah, tempo sta cosa, porca miseria. Quanto è lento sto disco volante. Il disco volante è più lento della storia. Aspetta un secondo. Ho fatto una cazzata enorme. Vabbè. Ah, devo ciucciarla? Prosciuga? Non lo so. Forse la devo rapire? Sgancia le bombe in acqua. E vabbè, però dovevi dirmelo prima che lo capissi da sola. Ok. Uno. Che lentezza. Vai. Più veloce. Buon lavoro, Bad Bug. Buon lavoro. Disco volante a velocità del motorino per disabili. Si fa un po'. Madò. Come va? Come state? Che state facendo in questi giorni di caldo? Ci andate al mare? Vi state divertendo? Mi sparano. Rapisci, oppete. No, almeno magari stanno andando verso di me, eh. Guardalo, 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 guardalo. Ma sono più veloce, sono poco più veloce di un furgone comunque, eh. Che fatica. Ce la farò, eh. Penso che mi stia andando incontro, comunque. Eh.
Ma penso che va... Sapete perché penso che va piano? Ve lo spiego io. Perché questa mappa è molto più grossa rispetto alle mappe del primo Destroy Humans. E se l'avessero fatto troppo veloce, perché il primo è molto più veloce, esplodeva la console, non ce l'avrebbe fatta mai a caricare tutto. Già adesso vedete che comunque fa poppare tutto quanto. Se il disco fosse andato più veloce sarebbe esplosa la console. Vabbè dai, ce l'abbiamo fatta. E opla! Guardalo! Si è sfracellato malissimo il tizio che guidava. That's the last of the nukes. Now, destroy the KGB base on the rock while I scan the contents of the dossier. Stanno succedendo cose molto strane. Questo si è compenetrato. Distrugge la base del KGB su The Rock. Questa musica è incredibile. Va pieno per non prendere la multa. Musica è perfetta per quello che stiamo facendo. Spara ancora, fotti un po'. Well done, Crypto. However, I've reviewed the dossier and discovered something disturbing. Oh god! America's not the only target the KGB sites. Agent Orenchoff has been running his operation from Albion in England. I want to know how the KGB managed to derail our mission in America. So it's off to Albion! Tally ho what? Usare il Navicon per raggiungere Albione. Premi il Navicon. Usa il Navicon per visitare altri luoghi del pianeta. Seleziona Albione. E andiamo ad Albione. Ma perché? Perché il sistema di moderazione automatico di Twitch è impazzito e trattiene dei messaggi innocui? Mi sto recuperando le live passate e ti trovo in live. E perché? Perché era bloccato dalla moderazione automatica questo messaggio? Non sono tramonta mai e gli abitanti usano il filo interdentale. Ok, mappa nuova. Vabbè. Il capo delle spie russe si è in giro da qualche parte proprio in questa città. Non è per il clima, perché il clima è una merda. Una base segreta a qualche parte sottoterra. Fai un commento sardonico. Secret base underground. Well, that shouldn't be too. Va bene, è inutile, questa città è crivellata ai tunnel, tubature scavaiose, come una spugna umida ammuffita. Dovrei ingoiare il tuo orgoglio e chiedere a qualcuno dei nativi. Ok. Trovare i tunnel, infiltrarsi e trovare la gente. Quindi schiacciare forte, va bene. No, Pox, ti prego, siamo inglesi. Io boh. Vabbè. Run for your life, it's Charlie Watts! Questo sarebbe un inglese? Vabbè. Ok.
tunnel blokes on about? I couldn't understand a bloody word. A bloody word. I don't speak Irish. I don't speak Irish, no bra. So, they found a lost tunnel entrance in that bloccatura di tunnel scomparsa in quel cantiere vicino a Hyde Park. Ok. The Beatles are taking America by storm. Maybe now the rest of us will be able to get a bit of crumpet. Hyde Park. Ok, allora dobbiamo andare ad Hyde Park di qua. Scusate, controllo di continuo. Sono così inglesi, guarda. Il poliziotto inglese. Vabbè. Io comunque continuo a preferire livelli più piccoli separati, perché così hanno dovuto anche sacrificare un po' dell'aspetto grafico. Mi direte perché il primo Destroy All Humans era meglio. No, però appunto io mi aspetto di meglio da un sequel, anche soltanto appunto dal punto di vista visivo. Cabine telefoniche, avevo già visto il bus a due piani, vabbè, che sono stupidi. Che stanno, quelli stanno meditando, non ce la posso fare. Al parco. Vabbè. I demand vengeance! I demand vengeance! Stepping out the sacred herb pipes upon my holy, if indestructible, image. Appease my righteous fury by destroying several of their number. Devo distruggere gli umani? Neanche se ne sono accorti. Perfetto. Qualche altro umano? This shall serve as a lesson to all their miserable lot. Thou mayest now summon thy sky chariot from this location. Ok, raccolto artefatto alieno. Allora, ci dovrebbe essere quindi l'ingresso da qualche parte ad Hyde Park. D'accordo. È l'ora del tè, allora non interessa se uccidi o bombardi. Oh no. Opla. Guardatelo, così inglese lui. Quindi nulla, qua c'è la disperata ricerca di un ingresso segreto che secondo me è vicino a questi leoni, cioè per logica mi viene da pensare che stia vicino a una statua, perché qua sono fuori al park. Che sta facendo questo? Vabbè, è un buco di un cantiere. Ho capito, mi hanno detto che Hyde Park. E io penso Hyde Park. Tra l'altro hai un field of view da nebbia di Londra, quindi non vedi assolutamente nulla. Grazie Bren. 6 mesi di iscrizione. Che palle. Aliens. Sì, aliens. Voi vedete qualcosa? Io non sto vedendo niente. È un buco, eh sì ragazzi, lo so che è un buco. Stiamo cercando i buchi. Siamo alla ricerca dei buchi. Stiamo cercando i buchi. Wait for it. Aliens, sì. Crypto! I've detected an excavation. Ah, grazie. Perhaps they've discovered the ossified remains of their slack-jawed. Grazie. Il doppiatore è bellissimo. Che è quella? Basta sparare. Ah! Si vedeva da dietro. Ok.
Guardalo. Però potrei effettivamente prendere il corpo di uno di questi. Spelunky, mamma. Possible intruder at Green 20. Defense contingency plan D is now in effect. Also, owner of Gray Zorky, license plate 1LB-STLM, your lights are on. Perhaps you are not realizing. Vabbè, sì, sì, bravi, bravi. Ciao, Merdoni. I've spotted a weapon data core near your position. I'll slap it up on your radar. Grazie per avermi per darmi il punto sulla mappa. Molto gentile, come umano lei. Ah no, scusi, non è umano. Quindi ho sbagliato lato. Bene, bene, ho sbagliato lato. Ottimo. Quanti cazzo siete? I russi sotto Londra, vabbè. Fa già ridere così. Sonda... Ah, beh, abbiamo trovato la sonda anale. Usata correttamente, la sonda anale uccide istantaneamente i nemici, facendo schizzare fuori dei crani gonfi i cervelli congelati. Per il risultato ottimale, colpisce la vittima alla base della colonna vertebrale. Per attaccare gli umani, mira al retto. Se l'arma è posizionata correttamente, intorno al bersaglio apparirà un anello verde. Posiziona il reticolo su di esso e premi il tastiere 1 per lanciare una sonda anale. Beh. Oh, oh. Che cazzo? Ah, è radioattivo. Chi caspita l'aveva capito? Ok, questo potrebbe essere un problema. Non l'avevo minimamente capito. Pensavo fossero scorregge. Finalmente l'arma in game. Che cazzo? Mi sono spaventato da morire. Ma siamo impazziti. Non so cosa è successo. Usa la sonda anale per disinfettarlo. Non mi ricordo neanche come si cambia l'arma. Non me la cambia. Ah, cazzo, la paura. Scusatemi. Sto provando tutti i tasti. Sto provando tutti i tasti. Nell'altro gioco si cambiava. Io non la riavvio la missione, ve lo dico, eh. Mi sento un idiota. Mi sento veramente un idiota. Come cazzo si cambia l'arma? C'è la galleria cutscene, poi ce la guardiamo comunque. Anello delle armi. Ah, era quadrato, giusto, era quadrato. Vabbè. Era quadrato. No! Quanto fanno cacare i comandi!
Quadrato. Mancato. E dai. Non gliene è fottuto niente, oh. Era molto più difficile Lippi comunque. Chicken Kiev. Chicken What Kiev. The hell was in those cans? Vabbè, quindi è stata quella roba trasformata. Oh, c'è un ombra. Attenzione. Chi well è done, questo? Well done indeed. Cos'è? Do I know you, Teabag? Teabag. No, sir, but I know you. Forgive me, it seemed best simply to stand clear and give you room to do what you do so well. These Soviets are rather slippery fish. Yes, very slippery indeed, but they do crack. If you'll follow me, Mr. President, I can promise you answers in abundance, shall we? Feedback. Segui l'inglese fuori dai tunnel. Allora, parlando un attimo di cose serie. Archivi. E mi sa che non c'è qua la... Le cazzi non ci sono. Non ci sono. Sono soltanto i movie... Niente. Posso entrare, per favore, grazie? Non mi sparare, stronzo! There'll be no escape for the alien this time. No. Non l'ha colpito una volta, comunque. Britannia! Ma sei scemo? Britannia. E ha un fucile. Ha un fucile dentro l'ombrello. Ok. Sì, ho bisogno di munizioni, però, eh. Meno male che il tizio è immortale, almeno questo. Britannia. Ma il problema è che anche la sonda anale ha le munizioni. Difficile. Che poi cosa mi dà? Perché non c'è più DNA, quindi cosa mi dà? Perché non mi ha ripristinato salute o che ne so. Sono duri sti nazisti, stavo dicendo, sti comunisti. Però se l'hanno più con l'inglese che con me. Questa è una cosa buona. Just a moment. Ti dà la soddisfazione della deflorazione. Poverini. Ok. Ci siamo, dai. Dai, vieni qui.
Che fai? Perché ti sei fermato? Ero troppo lontana. Ah, Decadon fa un ride, grazie. Momento topico della trama. I wonder if we might have a little chat now, Mr. President. Yeah, sure. What the? Hey, wait a second, Mr. President. Ci è arrivato dopo con calma. I ain't in my presidential disguise. How do you know who I am? They don't call it British intelligence. Grazie for a nothing, tutti, grazie. Chiedi chi è. Qua siamo arrivati, cioè siete arrivati in un momento di trama molto importante. Okay, you got my attention. Who the hell are you? Reginald Ponsonby Smythe, at your service. And Her Majesty's, although in her case, the service is secret. I'm with M16, the Foreign Intelligence ecco. Agency. Deridi il suo... Lipo Show, grazie. Deridi il suo modo di vestire. What's with the suit? Somebody die. In this line of work. Somebody always does. Oh, mamma mia, l'ha abbrassato. Doesn't mean I have to dress like one, eh? Vabbè, l'ha disintegrato. Continua a prenderlo in giro. Aren't you a little overdressed? As Oscar Wilde once said, one should either be a work of art or wear a work of art. And this suit is exquisite, don't you think? If you say so, I'm more the wash and wear mylar type. Va bene. Okay. So I'm starting to get a little ticked off here. These bastards blow up my mothership. Arrabbiatissimo. Kill my boss, screw up my pension plan, and just when I track one of them down, he turns into some kind of super-powered freakazoid mozzarella monster. I sympathize. To be frank, I so sympathize. We identify a common enemy. Might it not be the better part of valor to join forces and pool our information? Stiamo veramente collaborando con i che saranno chiaramente cattivissimi. Ah, I seem to be late for a previous engagement. It's been a pleasure, Mr. Cryptosporidium. Do feel free to drop by at your leisure. I think you'll find we have some mutual interests. But... Excellent, excellent. I'll expect you for lunch then. Splendid. Must dash. Must dash, vabbè. Cosa sta succedendo? Whoever this Ponsonby is, he seems awfully convenient. Contrived, even. Keep an eye on him, Crypto, and use him for all he's worth. Oh, you could do that to me, but it's an extra 20. What's going on? Stava dicendo che... Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, no comment. Faccio finta che non ho sentito niente. Va bene, facciamo un'altra. Ma di che colore? Questa non è. Do that again and I'll blow me whistle. Sono sembrano donne di colore, ma sono gialle e vestite come indiani nativi. Non capisco. Vabbè, non importa. Ah. Ok. What's shaking, Ponzi? Con la tizia lì, vabbè. This ain't just a social call, is it? I'm afraid not. I'm relieved to see you, sir. The Soviets appear to be up to some mischief. What kind of mischief are we talking about? Because if she says she's 18, you can't just call her a liar. No, no. The Soviet ambassador is throwing a party for the opening of an exhibit of Russian modern art. Frankly, it's making me a bit nervous. A number of Albion's VIPs are in attendance. Okay, perché sei inquieto? You know, I'm starting to worry about you, Ponzi. You're getting a twitch. What exactly is it you're scared's gonna happen? I don't know, and that's what's worrying me. Mainly, I'm worried about all those VIPs. MPs, captains of industry, all gathered in one place. It's a disaster waiting to happen. Thank God I managed to dissuade Her Majesty from attending. That could have been a real cluster, Ouch. My virgin ears. My virgin ears. Vabbè. Vabbè. So, what? You want me to get over there, rough the ambassador up a little? Dear Lord, no.
I just need you to mingle with the crowd and check it out. Incognito, as it were. Okay, I'll get a disguise. Wouldn't want my pretty mug to ruin anybody's appetite. Scherza sull'arte moderna. So, modern art, huh? Jackson Pollock pees on a canvas and sells it for 50 grand. I don't get it. Ha! Oh, you're serious? Well, I suppose it takes something of an educated eye to make sense of it. Educated eye? What a crock! I don't need a master's in art history to know what I like. No, no, of course not. But as modern art has become more abstract, it helps to understand the conceptual framework the artist had in mind. You realize the player's in the kitchen making nachos at this point, right? Well, you did that whole Blue Rider thing in the first game. I just thought perhaps... I know. Lead Balloon City. What are you gonna do? Va bene. Okie dokie, Smokey. I'll go grab a disguise and mingle with the in crowd. Excellent. I'll stay in radio contact in case you need me. D'accordo. Extraterrestrials! Almeno mi sta dando l'obiettivo, cioè sono commossa, mi sta dicendo dove devo andare. Little Green Americans comunque. Allora, cioè questa signorina mi sembra adeguata. Perfetto. Magari non mi investite. Adesso devo solo capire come entrare. You're nearly there. Now remember, I need you to blend in with the crowd. We don't want to provoke a panic. Sì, sono già blendata tutta. Sono tutta blendata qua. No, vabbè. Oh mio Dio. Cosa sta succedendo? No! Si trasformano? Vabbè, ma che sta succedendo? Shoot the humans all you want, spaceman, but you're only treating the symptoms. You want to get the disease, you have to shoot the spores. Lestrovia! Lestrovia! Hurry, Cryptosporidium! Kill them all! None must escape! I'm a hard man. Non si è fatto niente. Vabbè. Thanks, Cupcake. Always nice to meet a chick who can handle her guns. You got a name? The name is Natalia. I'm here to help you. Mamma mia, quanto sei Lores, Natalia, però. Mister, what the? Does everybody on this dismal freaking island know who I am? Da, pretty much. Da. At least everyone in my line of work. Oh, so you work for Ponsonby? Yet. Although after this little incident, I may have to ask him for a job. I work for the Comitet Gosudarstvennoi Bezopeznosti. Why? You make pasta? I'm a secret agent with the KGB. Dai fuori di testa per il KGB, fa insinuazioni oscene. Facciamo insinuazioni oscene. So you're a secret agent, huh? Cause I got a package that needs delivering. Your eyes only, dig. I have 3 knives hidden on my body, and I'm blindingly lethal with all of them. Now concentrate. Ooh, I think I'm in love. The KGB? Are you yanking me? Oh, for crying out. You're not gonna try to assassinate me, are you? Cause I'm a little winded. I could use a second. Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. The fact is, I'm not very popular in Moscow at the moment.
I'm as patriotic as the next coldly beautiful Russian female, but something's changed in the Kremlin. It's hard to put a finger on. All I know is I can't just stand by and follow orders anymore. Sì, una traditrice, va bene? What the hell do you think was in those statues? Hard to say. It's listed in official documents as Goshnievkro. Sounds tasty. Impronunciabile. It loosely translates as either an incredibly lethal biological weapon or a quasi-legal performance enhancer for the Soviet Olympic team, depending on the context. No, vabbè, vabbè, vabbè. Ok. Perché mi stai aiutando? Why the hell would you turn your back on your own species to hook up with an alien invader from outer space? First, we are not hooking up. And second, why would I trust a Furon over a KGB apparatchik? Because everything's gone bizumnie. The Politburo spitting out orders that don't make any sense. My colleagues transforming into irradiated monsters. All hell is breaking loose. Something's happening. Something very, very wrong. È così proporzionata la signorina. And I'm the only person on Earth who knows it. But not anymore. Eh, tovarish? What the hell do you think was in those statues? Hard to say. It's listed in official doc. Sì, okay. Or. Okay, chiedi se è un mutagene. So, what is it? Some kind of mutagen? Because I don't know what mutants are supposed to look like, but. Actually, no. It's a spore. It infects a host through inhalation or skin. Della stovasa, ragazzi. But after a brief incubation period, it seems to set about genetically rebuilding the victim into something. Ok, crossover della stovasa Dead Space. You think somebody engineered it for the purpose? You have a better explanation? I'm just trying to put all the pieces together. At first, I thought it was being made here, but now I'm not so sure. Mentre comunque ci sono ancora i clacson, non sono fuori casa mia, i clacson sono nel gioco. Ok, i video bene o male li hanno un po' sistemati. Vedete, qui bene o male lei ha una faccia. You take the Hyde Park infestation, I'll handle the ones in Soho. And spaceman. Good hunting. Good hunting. Good hunting. Ah, così, con la ah, alla fine. She's right. You must hurry to Hyde Park and kill all infected humans. Va bene, dai, facciamo questa cosa. Mi avete detto di usare la sonda. My men have marked locations for four similar statues in Hyde Park. These should be your first port of call. La sonda. Io prima però ho bisogno di munizioni. Non posso. Non posso. Vabbè, non c'è niente da distruggere qua. Tra l'altro devo potenziarmi. Non mi pare stia funzionando molto bene. E dai! Ragazzi, non si trasformano. Perché mi dite le cose che non funzionano? Non tornano umani sti cosi. Spia russa proporzionata è il suo nuovo nome comunque. Hopla. Posso riprovare a usarla, cioè magari l'ho usata male, però. Non sparare a me, spara al mostro. Ah, è tornata umana. Allora non lo so, forse un colpo solo non bastava. Allora, hai rotto le palle, eh.
Vabbè, sì, crossover con The Last of Us, cioè le spore magiche che trasformano, che sono dopanti per russi comunque. Santo allerta comunque che si abbassa, eh. Santo allerta che si abbassa, questa cosa è meravigliosa. Meno male. Signorina, mi scusi, mi faccia passare. No, no. Allora, che cazzo? Ok, ah, quindi posso non uccidere gli umani, ma che palle! Che palle, posso non uccidere le persone, fare la pacifist run, ma per schifo. Oppure fare un'altra cosa. Ok. Sì, fammi potenziare un secondo. Sì, fammi potenziare un secondo prima. Hai rotto le palle, signore, eh? Fammi potenziare che è un sacco di roba, eh? Ah, tra l'altro il miscelatore anche da usare. Non ho preso abbastanza roba. Vabbè. Dai. Ok. Sì. Allora, vediamo. Spara, questo lo voglio assolutamente. Questo è bloccato. Aumenta la capacità della sonda anale a 7. Sono molto tentata. Cercherò di resistere da questo acquisto incredibile. Scudi di cripto, aumenta la potenza dello scudo di cripto e non posso farlo per adesso, lo facciamo dopo. Sì, in effetti si chiama Destroy Humans, non uccidili, esatto, vedi? Ha senso. Ce la posso fare? Ok. E dai, che palle! Oh no, non ho più. Vabbè. Ora col doppio danno però si fa molto prima, eh. Abbiamo raddoppiato i danni. Cioè noi adesso stiamo salvando tipo l'umanità praticamente. Siamo bravissimi. Sì, no, vabbè, il fatto che Crypto faccia battute sul pacco, sì, chiaramente perché ce l'ha da poco, quindi come se fosse un bambino, appena scoperto il giocattolino e deve fare continuamente battute. Vabbè, adesso li sciogliamo comunque. Quanti sono? Mi piace proprio, questi inglesi sono completamente incapaci, devo fare tutto io. Sì. Vabbè. Oh, una nuova arma? Dove?
E dai, non sparate a me però, non vedete che c'è un problema qui? Lì sopra! Come ci arrivo lì sopra? Non ci posso arrivare lì sopra. Vabbè. Lo so che è sull'arco, ma... sull'arco... Splendid job, sir. A tour de force, if I may. But non ci posso arrivare da... Exit, I expect the constabulary will be arriving shortly to investigate. You did well, spaceman. I'll be in touch. Non ho abbastanza spinta verticale per adesso, forse, per raggiungerlo. Beh, non... più in alto di così non posso andare per adesso. A meno che... no, non ci sono neanche edifici vicini. No. Forse devo potenziare il jetpack. E infatti ho bisogno di potenziare il jetpack, immaginavo. Va bene, allora dai, diciamo che ci possiamo fermare qua, abbiamo fatto abbastanza. Quindi... se è carino, cioè la trama è carina, non è che il primo avesse chissà quale tramona, per carità del cielo, aveva una trama stupidissima. Però non lo so, mi... lo trovo, è che è forse un po' troppo greve costantemente, cioè finché era appunto silhouette, che c'era appunto il colpo di scena, che all'improvviso trovavi questa turbognocca incredibile che era a capo della, de quella divisione americana, ma così costante, lo, è, gente per terra, cioè è un po' troppo, può stancare, può risultare stancante. Poi bisogna vedere quanto insistono, magari solo all'inizio. Ovviamente non è detto che continui sempre così. Però vi dirò che per adesso, ok, il gameplay è più divertente, è sicuramente migliorato tanto. Cos'è? Non posso entrare? Scusate. È migliorato tanto, però le battutine mi sembrano un po' troppo pesantelle. Vedremo, vedremo comunque. Effettivamente adesso andando avanti è diventato... mi piace di più, cioè sta prendendo ritmo, quindi ok, lo continuiamo. Non ti incantare nel muro invisibile però, dai! Qui c'è un muro invisibile, ha deciso che di qua non si può passare. Va bene. Il finale da storia dei videogiochi. Va bene, dai, vediamo, ok? Sì, siamo passati da io distruggere il comunismo e devo salvare l'umanità. Va bene, allora, vi ringrazio tutti, vi ringrazio anche per le iscrizioni, le reiscrizioni, per i raid. Ci vediamo non stasera, ma domani. Quindi buon pranzo o buon pomeriggio, buona digestione e alla prossima. Ciao!